Ora dovremmo ripetere l'esperimento utilizzando un'altra frequenza, per esempio una frequenza più bassa o più alta. Diciamo per esempio che adesso la frequenza che impostiamo sia la metà di quella di prima, non è vero, però immaginiamo che sia la metà. Allora, con una frequenza metà, si capisce sia matematicamente utilizzando questa formula, ma anche poi lo spiegheremo intuitivamente, si capisce che se la frequenza di mezza diviso 2, la lunghezza d'onda raddoppia. Questo perché si capisce matematicamente? Perché noi sappiamo che la velocità di propagazione delle onde è indipendente dalla frequenza, quindi non è importante se io ho un'onda di alta frequenza o di bassa frequenza. Ad esempio, se noi guardiamo questo disegno, non è importante se io ho una lunghezza d'onda più o meno lunga, potrei averci anche delle onde di maggiore lunghezza d'onda, ma la velocità sarebbe sempre quella, dovrebbe essere sempre intorno a 340 metri al secondo. Perciò, se la velocità rimane costante e io ho dimezzato la frequenza, affinché questo prodotto qua rimanga costante, la lunghezza d'onda deve raddoppiarsi. Quindi la lunghezza d'onda fa sempre il contrario di quello che fa la frequenza. Se la frequenza dimezza, la lunghezza d'onda raddoppia, per esempio. Ora vediamo anche il motivo intuitivo per cui riducendo la frequenza aumenta la lunghezza d'onda. Si capisce riprendendo questo disegno qua. Immaginiamo che appunto qui ci sia l'altoparlante e che l'altoparlante emetta un fronte d'onda ogni, che ne so, 2 millisecondi per esempio. Ogni 2 millisecondi emette un fronte d'onda. Se l'altoparlante invece noi riduciamo la frequenza, per esempio dimezziamo la frequenza, allora lui emette un fronte d'onda ogni millisecondo anziché ogni due. Questo che cosa comporta sulla lunghezza d'onda? Comporta che i fronti d'onda vengono prodotti più distanziati tra loro, perché in questo momento parte un fronte d'onda, potrebbe essere per esempio questo, e fa una certa quantità di spazio, viaggiando a 340 metri al secondo, fa un certo spazio. Il fronte d'onda successivo, bisogna aspettare 1 millisecondo per produrlo, quindi nel frattempo che io produco il secondo fronte d'onda, il primo intanto ha già percorso una certa distanza, sarebbe praticamente 340 mm più o meno. Perciò più tempo io aspetto per far partire il fronte d'onda successivo e più il primo fronte d'onda si sarà allontanato nello spazio. Ecco che riducendo la frequenza, cioè producendo fronti d'onda con un periodo lungo, producendo fronti d'onda lentamente, diciamo così, quindi un fronte d'onda molto separato, molto distanziato da quello precedente, allora si dà tempo al fronte d'onda che era già stato emesso di allontanarsi parecchio e quindi viene una lunghezza d'onda grande. Se io invece genero fronti d'onda in modo molto rapido, quindi aumento la frequenza, è chiaro che il fronte d'onda appena creato si allontana poco, non perché vada più piano, va sempre alla stessa velocità di 340 metri al secondo, però fa in tempo a allontanarsi poco, perché subito ne creo un altro immediatamente dopo. E quindi ecco che i fronti d'onda vengono creati tutti ravvicinati nello spazio, come per esempio può essere questo caso, fronti d'onda ravvicinati, perché la frequenza è alta. Se io la frequenza la raddoppio, i fronti d'onda vengono ancora più ravvicinati, la lunghezza d'onda non è più questa, ma si dimezza. Verrebbero tutti i fronti d'onda ravvicinati così. Più aumento la frequenza e più produco fronti d'onda fitti, vicini, che si propagano e viaggiano tutti quanti vicini in questo modo, così.